Noi iniziamo, il resto lo fate voi. Pop Fiction! L'unica con la vostra faccia. Ciao Fra, come stai? Bene, bene. Cioè male, malissimo. Devi aiutarmi assolutamente. E che cosa è successo? Calmati poi. Susanna, io voglio sposare Marco. Come vuoi sposare Marco? Ma se fino all'altro ieri lo odiavi per quella cosa della Play. La Play, solo, eh? Il calcetto con gli amici, il campionato su Sky, poi l'aperitivo con Chicco, il weekend a pesca con Gigi. È vero, Marco è impossibile, però io lo amo lo stesso. Che ci posso fare? Sono dannata. E allora, oggi è anche il nostro anniversario. Wow, e quanti anni? 10. E allora, dov'è il problema? Allora, devi aiutarmi a organizzare una serata indimenticabile. Cioè, proprio romantica. Deve essere proprio meravigliosa. Così che lui non potrà fare altro e chiedermi di sposarlo. Cioè, è 10 anni che stiamo insieme. Io non posso più aspettare. Bel problema. Cosa? No, è che sai, Marco è un tipo un po' particolare per queste cose, non... Susanna, ho solo poche ore di tempo. Qui c'è in gioco la mia vita. Ho un'idea. Chiediamo ai nostri amici di darci loro un'idea. Magari un'idea forte, d'impatto, che catturi Marco. Brava, bella idea! Ora mando un messaggino a tutti. Francesca, fatti furba! Vuoi che Marco cada ai tuoi piedi? E allora sai che fai? Stasera lo inviti a cena, lo fai sedere sul divano e gli fai scartare un bel pacco regalo. E sai che cosa c'è dentro? Niente di meno che il controller wireless DualShock per la Play 3. Lo sciocchi. E se proprio vuoi esagerare, gli regali anche il volante da gara compatto. Lui non si sarà ancora ripreso. Mi senti? Non si sarà ancora ripreso dallo shock. E allora tu che fai? Ti spogli, rimani in Gepierre, lo guardi con fare di sfida e gli dici: e adesso affrontiamo insieme i terribili Hagrid. Poi fai partire Lost Planet 2 e insieme affronterete il terribile pirata delle nevi. Francesca, mi raccomando, però non fare cazzate. Compra il cavo HDMI. Solo così sarà tuo per sempre. Pietro, ti devo chiedere un favore in nome di tutte le Champions League che abbiamo visto insieme, eh? Guarda, è più che un favore, è un dovere. E me lo devi, è giusta la maglia? Sì, ok. Mi devi assolutamente aiutare perché oggi è l'anniversario di Francesca. Cioè anche il mio in realtà, perché stiamo insieme, eh? Solo che io non ci posso stare. Perché? Perché ho la partita di calcetto. La partita di calcetto. E tu mi devi aiutare. Devi chiamare Francesca e convincerla che io ho qualcos'altro da fare. Io alle 8 spengo il cellulare e tu, proprio tu, intervieni e riesci a togliermi le castagne dal fuoco, gli dici qualcosa, ti inventi una scusa, qualsiasi cosa, ma io lì alle 8 sotto casa sua in tiro come lei voleva non ci posso andare, eh? Ok Pietro, conto su di te, mi raccomando, eh? Io vado. Francesca, ciao, devo dirti una cosa importante. Si è aperta la stagione dei funghi e Marco, che ti ama veramente, sta per andare a raccoglierli, perché voglio dire, tu lo sai benissimo, no? Sei anche appassionata di chiodini, quindi piove quando piove e se qualcuno non raccoglie funghi, qualcun altro va al posto suo. Allora, Marco stasera andrà a raccogliere i funghi per te alle 20. Io odio i funghi! Piuttosto di lì di essere puntuale stasera per una volta! Franci! No, ti richiamo troppo, eh! Guarda, non è proprio... No, aspetta un attimo, aspetta, ti volevo dire una cosa veloce! Quanto compatto della Play 3! Sto pure perdendo, Non è proprio il momento, non mi distrai. Due secondi, ascolta, volevo solo sapere se stasera ci sei. No, stasera non vengo, no, per quale motivo? No, non vengo. Dai, caspita, la partita stasera, Franci. La partita del secolo. Marco non fa altro che parlare della partita da giorni. Che partita? Partita tra Scapoli e Ammogliati, Franci. Cioè, mi stai prendendo in giro? Cioè, ne parla con tutti tranne che con me. Il mio Marco? Cioè, non ci posso credere! Poi il capitano di quale squadra, scusa? Scapoli... Tutto bastardo! Maledetto! Ma io li sparo, eh! Io li sparo! Ma mi sei
Sì, questa te la meriti proprio. Guarda, ci sentiamo, perché poi, guarda, sta anche cominciando a piovere. Insulso! Ci fa anche il telefonino, guarda. Devo andare. Ah, Maremma! Ci... ciao. Prendi questa, vieni. Miseria. Sì, te le meriti tutte, bastardo. La vera vendetta, Francesca, è quella che colpisce al cuore. E il cuore di Marco lo conosci, lui, del resto ci sta insieme. È ricolmo, sì, ma è di una grossa palla di calcio. E allora sai che puoi fare? Marco, gli dici che hai spostato i festeggiamenti dell'anniversario perché te sei una persona comprensiva, superiore, una che ci tiene alla libertà in un rapporto di coppia. Sì. Sì, e poi invece, zac, gli tiro una bella martellata sulla gamba e lo rinchiudi dentro la macchina, senza chiavi, senza telefono, senza martello, proprio. E così, niente partita. Geniale. Pronto, Francesca? Tu sei un bastardo. Vergogna! Franci, perdono, io... Egoista! Scusami! Ridicolo! Non mi cercare mai più! Fulvio, ho combinato un casino, guarda come sono ridotto. Sei arrabbiata! Mi serve una mano per riconquistarla, dai! Ho provato a chiamarla, non mi risponde. Tu sei bravo su queste cose, dammi una mano, un'idea, una canzone romantica, una poesia, qualsiasi cosa, però aiuto, Fulvio, guarda come sto ridotto. Ma Marco, ma che ti devo dire, ma qui ti ci vuole un miracolo, altro che la serenata, la dichiarazione, la poesia. Qui c'è da raccogliere i cocci e ringrazio Dio che non ti ha spaccato tutte e due le gambe. Senti, ma poi dimmi una cosa. Ma tu, Francesca, ma tu la vuoi sposare o no? Eh no, perché qui non si capisce. Senti, qua se la vuoi conquistare c'è solo da fare una cosa. Tu gli devi fare sta proposta di matrimonio e basta.